Ingredienti per fare gli arancini di riso sono 300 g di riso, 100 g di carne macinata, 100 ml di passata di pomodoro, 50 g di piselli precotti, 2 mozzarelle, 50 g di prosciutto cotto, 50 g di salame, una bustina di zafferano, 2 uova, mezza cipolla, parmigiano grattugiato, pan grattato, mezzo bicchiere di vino, olio, sale e pepe, olio di semi per friggere. Iniziate cuocendo il riso in acqua salata, scolate e lasciate raffreddare. In una padella fate soffriggere l'olio con la cipolla tagliuzzata, unite la carne macinata, salate e sfumate con il vino. Lasciate cuocere gli ingredienti rigirando con un cucchiaio. Aggiungete la passata di pomodoro e lasciate cuocere a fiamma bassa per 20 minuti. Fate sciogliere lo zafferano in acqua, aggiungetelo al riso ormai freddo, unite un uovo e il formaggio ed amalgamate tutti gli ingredienti. Aggiungete al macinato raffreddato i piselli, il cotto a dadini, il salame ed amalgamate gli ingredienti. Prendete un cucchiaio di riso, farcitelo con del ripieno e un pezzettone di mozzarella. Coprite ancora con del riso e modellate a mo' di pallina. Passate gli arancini prima nell'uovo battuto e poi nel pan grattato. Friggete gli arancini in olio bollente, rigirandoli di tanto in tanto. Quando saranno ben dorati, adagiateli su carta assorbente ed infine serviteli caldi. Se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito ad iscrivervi al mio canale o a lasciare un like. Un grazie in anticipo.